Buon pomeriggio a tutti, siamo a Spinazzola. Questo è quello che succede anche nelle giornate d'estate. Siamo in prossimità ormai del Ferragosto, siamo a Spinazzola, presso la caserma dei Carabinieri. Cosa succede? Succede che sabato, quindi dopodomani, è previsto lo svolgimento del mercato settimanale qui a Spinazzola. Ieri, quindi solo qualche giorno prima, arriva un'ordinanza di sospensione del mercato. Uno dei mercati più attesi dell'anno da parte di tutti gli operatori del mercato del sabato, uno dei mercati più attesi, sospeso da un momento all'altro. È crollata una strada qui a Spinazzola? No. C'è stata un'emergenza, un'alluvione, uno smottamento, uno tsunami? No. Gli altri anni, quando è capitata la festa patronale, il mercato del sabato non si è svolto? No. Si è svolto regolarmente? Sì. E allora qual è il problema? Non si sa. Anche leggendo l'ordinanza, carente di motivazione, per che motivo si sospende il mercato sabato in concomitanza con la festa patronale che si svolge in un'altra area? Non si sa. Ordine pubblico, non ordine pubblico, la strada è chiusa, non possiamo chiudere le strade, quindi ignorando completamente la norma regionale, si sospende un mercato. Gli operatori, il 16 agosto, il giorno del mio 60° compleanno, anzi il 20 credo che sia la scadenza per la rata dell'INPS, che speravano di coprire con questo mercato di sabato, che ripeto è uno dei mercati più attesi proprio perché è concomitante con la festa patronale, mercato sospeso. Ordinanza. Ieri viene notificata alle associazioni di categoria. Noi siamo sempre operativi perché sapete abbiamo la centrale operativa sempre aperta. Le altre associazioni in ferie neppure sapevano niente. Non solo, su quell'ordinanza è scritto che sarebbe stata notificata a ciascun operatore, cosa che non è assolutamente avvenuta. Quindi cosa succede? Gli operatori non sanno nulla. Ovviamente noi, avendo avuto ieri l'ordinanza, per senso di responsabilità abbiamo informato i nostri associati, tant'è vero che oggi ci sono qui 60 operatori, quindi più della metà degli operatori sono qui presenti perché volevano parlare col sindaco. Il sindaco di Spinazzola non c'è, hanno detto che sta a un matrimonio, quindi giustamente sta al matrimonio. Un'ordinanza emanata il giorno 8, notificata ieri, quindi sabato scorso gli operatori del mercato del sabato non sono stati informati che dopodomani dovevano andare al mare invece di andare a lavorare.
invece di andare a recuperare i soldi per pagare la rata dell'INPS. Questa è la situazione, proprio da far cadere, proprio fino a terra, Basta, avete rotto, le palle, basta. Ecco qua gli operatori, questi sono gli operatori, vogliamo parlare con i carabinieri, adesso ho visto che una macchina dei carabinieri è arrivata perché la stazione dei carabinieri qui è chiusa. Abbiamo telefonato al 112, ha detto che la stazione è chiusa, dovete venire domani mattina, però domani mattina non abbiamo più i tempi per fare quello che dobbiamo fare adesso, cioè proclamare lo stato di agitazione e lo sciopero, la manifestazione per sabato mattina, perché poi c'è anche un problema di ordine pubblico scaturito proprio dalla mancanza di informazione, perché gli operatori a cui, come scritto sull'ordinanza, avrebbe dovuto arrivare la pecca a ciascun operatore, non è arrivata. E lo hanno confermato dal comune. I vigili dice che lo doveva fare l'ufficio commercio, non sappiamo. Quindi gli operatori non sanno che qualcuno ha deciso per loro conto che sabato devono andare al mare invece di venire qui a Spinazzola a cercare di fare un buon mercato, perché coincidendo con la festa patronale è un buon mercato. Questa è la situazione, questo è il trattamento che ormai è riservato ai lavoratori in questo paese schifoso, paese Italia, paese in generale, paese Italia. Spinazzola ha fatto il suo, cioè ha commesso il gravissimo errore di fare un'ordinanza solo qualche giorno prima della sospensione del mercato, ha fatto l'errore di fare un'ordinanza in violazione della legge regionale, un'ordinanza carente di motivazione, un'ordinanza che non è stata notificata, un'ordinanza fatta senza la concertazione con le sigle di rappresentanza come previsto dalla legge. Di cos'altro volete parlare? Di cos'altro vogliamo parlare? E noi siamo qui. Siamo qui il 10 di agosto, San Lorenzo, invece di prepararci per andare a sdraiarci come fanno i privilegiati, come fanno quelli che siedono sulle comode poltrone a botte di 10-15 mila euro al mese per fare cazzate, loro si stendono spaparazzati a godersi le stelle cadenti, che qualcuna deve anche cadere vicino perché altrimenti non è privilegiato al punto giusto. E noi stiamo qui il 10 di agosto a guardare le stelle cadenti a Spinazzola. Si può andare avanti in questa situazione? Si può arrivare a questo livello? Questa è la situazione. E nessuno se ne fotte niente. E nessuno se ne fotte nulla. Quindi adesso insisteremo, ovviamente, per parlare con i carabinieri. Adesso vedo, non so se è arrivato il maresciallo. Quindi parleremo con i carabinieri, sicuramente rispettando la legge sarà indetto un sit-in per la giornata di sabato, così qualcuno si rovina anche il sabato, ovviamente riferito a noi stessi, perché devono fare di tutto per rovinare le giornate alle persone. Vedete, siamo presso i carabinieri, quindi siamo arrivati a questa situazione di schifo totale, non c'è più possibilità di ragione, è tutto irrazionale, irragionevole. Cosa volete che vi aggiunga? È meglio che non apro la diretta con gli operatori che sono di fronte a me, con i nostri associati, con le persone che sono qui, ovviamente completamente abbandonate dalla politica,
dalle istituzioni, non gliene frega niente a nessuno, quindi sempre completamente isolati, nessuno che interviene, ognuno fa quello che vuole, emana ordinanze come se fossero noccioline, non si rende neppure conto che sono decine, decine, decine di operatori che perdono risorse economiche, che peraltro possono far valere le loro ragioni anche in sede giudiziaria contro queste amministrazioni. E questa è la realtà. Oggi è toccato a Spinazzola, domani toccherà ad Andria, dopodomani toccherà a Trani, poi a Bisceglie, e questo è l'andazzo di questo strano ed irrecuperabile paese. Questo paese portato allo sbando, portato alla disperazione. Un paese Italia portato alla disperazione. Una situazione indescrivibile. Questa è la situazione. Ecco qua. Questi sono gli operatori. Guardate. E questa è la stazione dei carabinieri che è chiusa. Stazione dei carabinieri che è chiusa. Va bene, adesso vedremo il da farsi. Ovviamente è stato un pomeriggio davvero deludente da un lato, ma massacrante dal punto di vista anche delle umiliazioni che subiamo ogni giorno. Qualcosa di veramente schifoso, di inaccettabile. Vieni, ricca, vieni. Dove è caffè, Sebastiano? Ciao, Maffè. Ho prenotato il lido a Bisceglie, vediamo un lido economico e andiamo al mare. Quando è bella vita. Articolo 1 della Costituzione italiana, diritto al lavoro. Chi ha fatto questa legge nel 1000 diceva che bisognava lavorare. Questo ce lo stanno togliendo il lavoro. È una vergogna. Dispiace, questo sindaco sembrava bravo, bello, ma si è dimostrato uguale. Volevo dire una cosa. I sindaci sono di passaggio, ma noi rimarremo in eternità, perché questo è il mestiere più antico del mondo. Ricordatevelo, è come le prostitute, sono nate e non moriranno mai. State buoni. Evviva l'Italia. Evviva l'Italia. Chi ben muore.